Buongiorno, sono Davide Valterza, chef della trattoria panoramica Sarroc in Vignale Monferrato. Oggi sono qui per presentarvi la ricetta del bunete, un classico dolce tipico monferrino. Partiamo subito con latte che noi abbiamo già messo a bollire e fatto intiepidire. Lo versiamo dentro una ciotola. Adesso sbricioliamo gli amaretti dentro il latte. A questo punto aggiungiamo lo zucchero e le uova, 5 uova intere e un tuorlo. Cominciamo a mescolare con la frusta. Dobbiamo amalgamare bene tutto il composto, ma senza montare i bianchi non vanno montati, perché questo dolce qui non deve gonfiare quando poi è in cottura, deve rimanere piatto. Aggiungiamo cacao poco per volta, amalgamandolo bene al resto degli ingredienti. Continuiamo a amalgamare bene quando il composto non ha preso bene tutto il cacao. A questo punto aggiungiamo anche mezzo bicchierino di marsala e amalgamiamo bene tutto. Prendiamo il nostro stampo antiaderente e a questo punto dobbiamo preparare il caramello. Il caramello lo prepariamo con 200 g di zucchero in un pentolino, un paio di cucchiai d'acqua, lo facciamo arrivare a bollore. Quando arriva a bollore lo raffreddiamo, aggiungiamo un goccino d'acqua, il caramello diventa ambrato e a quel punto lì possiamo versarlo tranquillamente dentro al nostro stampo. A questo punto prendiamo il nostro composto e lo rovesciamo dentro lo stampo. Prendiamo una teglia, gli mettiamo sul fondo un canovaccio, perché il bunet dobbiamo farlo cuocere in forno a bagnomaria. Il canovaccio serve a non far bollire l'acqua. Poggiamo il nostro stampo nella teglia, versiamo l'acqua che arrivi fino a metà del nostro stampo col composto del bunet. A questo punto il nostro bunet deve cuocere in forno per almeno 40 minuti a 180 gradi. Il nostro bunet è pronto. Lo spolveriamo con goccio di cacao. E il bunet è pronto per essere mangiato. Buon appetito!